Franco, piaceri fra Fidelis, ben trovato. Fra Fidelis, piacere. Maria, dottore, piacere. Buonasera. Ciao. Scusateci, ma che cosa? Dite, sta bene dentro, qua? Si sta bene, perché c'è la studentessa. Come state? Accomodato. Vedi qua. Vedi qua. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree. Siamo in casa della famiglia Sciarrillo Zecchino in Ariano Irpino, nella zona del rione San Pietro. La famiglia Sciarrillo è particolarmente devota nel Natale per la costruzione di questo presepe che ha del fantastico. Signor Sciarrillo, Franco, sì. Così conosciuto, da quanto tempo fai questo presepe? Sono circa 40 anni. Che ho cominciato da piccolo, da 50 centimetri, adesso è arrivato oltre 10 metri. E quindi ti dedichi sempre? Mi dedico sempre, anno per anno, sempre cercare di fare, sempre migliorare, sempre fare cose nuove. Ascolta, ma io lo trovo diverso da alcuni anni che frequento e ogni volta lo vedo diverso. Sì, riesci a fare delle cose diverse, come fai? Hai delle fotografie, come ti organizzi per fare questo presente? Mi organizzo pensando di fare una cosa nuova, io la faccio, cerco di fare sempre di migliorare. Se una cosa non vedo che non va bene, allora il prossimo anno la rinnovo, la rifaccio di nuovo. Sì, però noto una cosa, che il presepe occupa tutta una porzione di questo salone. Sì, cosa grande, è una stanza. Quindi a parte. Tu lo lasci fisso? Oppure... No, io lo faccio anno per anno, lo rifaccio, perché se no non si può rinnovare. Allora ogni anno ci metto 2 mesi per farlo e 1 mese per toglierlo. E quindi... e sono sacrifici che si fanno, io e mia moglie che monta tutte le cose, le piccole cose, io che avvito, svito e rifaccio tutte queste cose. Quindi la signora Zecchino ha una parte importante nella costruzione di tutto questo. Sì, che fa tutte le cose in ordine, tutto a perfezione, e io che le avvito, le metto qualche cosa nuova, gli faccio tante di quelle cose, perché se non può fare lei. Però lei è quella che mette tutto in ordine, tu sa dove i posti dove vanno. E com'è nata questa passione per tutti questi presepi col movimento? Come ti è nata? È nata per i figli, che avevo 4 figli a piccoli, allora è cominciata mia moglie a farlo piccolo, 50 centimetri, poi piano piano, essendo diventato più grande. Poi sono sposato, ho tolto una stanza e ho fatto il presepe.
Bene, quindi tu senti l'atmosfera del Natale, tu la senti sì, molto? Sì, la sento molto, la sento. Quindi io anche... aspetto che viene Natale, forse tutti i giorni spero che sia Natale, perché mi piace a far vedere e a continuare a lavorare. Perché se non faccio questo lavoro vuol dire che sono morto. Quindi c'è da pensare che tu durante l'estate pensi già al presepe per fare le sì, figure sto nuove? Sto già pensando adesso cosa posso fare di nuovo per poter accontentare le persone che vengono a visitare. Vedo che qui c'è tutta un'animazione, quindi c'è tutto uno studio per sì, questi movimenti. Sì, c'è tutto uno studio. E riesci a farle da solo? La notte delle volte non si dorme per pensare che devo fare. Signore Zecchino, che si adopera insieme al marito a fare questo presepe, d'altra parte riceve le persone. Non vi dà dispiacere che le persone vengano, vi creano problemi nella casa? No, è un piacere far vedere, una cosa emozionante far vedere queste cose. Quindi, io mi emoziono ogni volta che creo una scena, è molto emozionante. Sì, perché da come ci ha detto Franco, le scene, molte di queste scene sono state pensate dalla signora, la quale si sì. dà da fare per costruirle insieme al marito, quindi sì. loro sono ben contente di far vedere quello che riescono a costruire. Sì, sì, è vero, che noi, io quando creo queste scene, le creo con molta emozione, con molta... Come si viveva tanti anni fa. Mi dedico e penso come si viveva una volta e come... I sacrifici che si facevano una volta. È come se fosse un piccolo paese che ho creato in questa in questo presepe. Quindi il Signore vi fa sempre compagnia per questa sì. cosa che fate. Sì. Tenuto conto che
il presepe una volta si era perduta l'abitudine di fare, sì, il presepe. Voi invece l'avete conservato rinnovato, e siete stati capaci anche di farlo sempre più grande, sempre più bello. Sì, sperate, sì, di portarlo e ancora per anni molte avanti. Persone che prendono questo esempio, perché è molto bello creare queste cose per farle vedere ai bambini, specialmente di come si viveva. Sì, perché una cosa che ho colto, sì, nelle vostre, nel vostro racconto che avete fatto, è che ogni scena rappresenta la vita reale, la di mestieri, sì, che, sì, si sono perduti. Questi mestieri, tutte, sì, queste cose, i bambini non li conoscono nemmeno, mentre se uno realizza queste piccole scene, un bambino capisce come si viveva una volta. I sacrifici che c'erano. E quello che si... Certo, no, sì. Infatti, mentre questo. Oggi i bambini non vengono nessuna... Nessun e spero esempio. Che anche i bambini prendano esempio di queste cose qua e realizzano questi piccoli presepi che poi man mano nella loro fantasia li facciano crescere, certo, come ho fatto io. Va bene, noi vi facciamo i complimenti perché è una cosa veramente molto bella. Anche l'amore che ci mettete come famiglia, sì, per fare tutto ma questo. I miei nipotini, quando io erano più piccoli, io vicino mi dicevano: nonna, ma com'è che questo fa? Questo com'è che si faceva? E io glielo spiegavo. Stavano sempre vicino a guardare, attenti. Certo, sì, è una cosa che incanta, effettivamente, sì, è un presepe che incanta. Sì. Voglio ringraziare tutte le persone che vengono a vedere questo presepe, questo capolavoro. Per me è un capolavoro, io ci sono sacrifici e sacrifici che qua veramente non si dorme a poterlo fare, realizzare. Ok. Vi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie per questo bellissimo lavoro. Che Dio ti benedica. Grazie e continua finché ce lo fai. Continua a farlo. Sì, sì. Ok? Grazie a voi. Grazie ancora. Mi avete dato questa soddisfazione, questo piacere.